tempo di Covid-19, ma è anche tempo di Quaresima. È un tempo che solitamente per i cristiani è dedicato alla preparazione all'incontro con Cristo risorto, cioè con colui che dice l'unica e l'ultima parola definitiva sulla morte, che è una parola di risurrezione, una parola di vita e una parola di speranza. Questo tempo si scontra con ciò che stiamo vivendo, con la sofferenza, con la morte, con la realtà che si imbrange all'evidenza della vita dell'uomo, che di fatto l'umanità è impotente anche davanti a qualcosa che è molto piccolo e che è invisibile, ma che di fatto non si può governare. Allora, in questi giorni mi sono lasciata interpellare dalla lettura dei diari di una donna mistica del 1900, in particolare di Hethilesum, che ha vissuto l'esperienza dei campi di concentramento. Un'esperienza di sofferenza diversa sicuramente rispetto a quella che viviamo adesso, ma sicuramente molto significativa. E questa donna all'interno della propria cella si chiede, in mezzo a tantissime altre persone, si chiede come fare per essere un segno di speranza per coloro che gli stanno attorno. E nel torpore, nella brutalità di quella esperienza, Hethilesum raggiunge una consapevolezza, e la consapevolezza ve la voglio leggere proprio dal suo diario. Una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso. Allora penso che questo tempo di Covid-19, ma che è anche tempo di Quaresima, possa essere un tempo di riflessione su noi stessi, perché possiamo realizzare anche quel forte impegno che Papa Francesco nella preghiera nella piazza San Pietro totalmente deserta ci invita a realizzare. E Papa Francesco ha lasciato, secondo me, un orizzonte di speranza aperto molto, molto importante. Ha affermato: questo non è il tempo del giudizio, questo è il tempo della scelta. Allora, questo è il tempo in cui noi, ciascuno di noi, adulti, ma voi anche giovani che cominciate a un cammino di riflessione, bisogna chiedersi come mi posso preparare sin da ora perché le mie scelte di vita, sin da questo quotidiano vissuto rinchiuso nella mia stanza, possa essere dopo un segno di speranza dell'altro, possa essere una scelta di una vita vissuta con uno stile tale da garantire alle nuove generazioni di avere un futuro armonioso.